Buonasera. 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 Come state? E io come sto? Ops, scusate. No, ho bevuto un po' e beh, comunque mi hanno invitata qui e mi hanno detto vieni, è una serata importante, c'è un po' di gente, vieni. E siccome è una serata importante, io mi sono messa un abito, diciamo, da sera, perché quando abitavo in città, nelle serate importanti, ci si metteva l'abito da sera, ma vedo che le abitudini sono cambiate. Sì, anni fa vivevo qui, ma è stato l'inquinamento acustico a scacciarmi. Colpi di clacson, ti suonano dietro appena scatta il verde, gli sbuffi asfissianti dei tubi di scappamento, lo sferragliare dei tram e degli autobus arroganti. Sotto casa mia il capolinea del tram che non spegne mai il motore. Ha voglia di mettere le finestre coi doppi vetri, i motorini, le moto, le ambulanze, la polizia, gli antifurti. Io aspiravo al silenzio, al ritmo di un vivere più umano. In campagna ho ritrovato l'equilibrio, la serenità, il profumo della natura, la pace, si vedono le stelle, la notte e tutta un'altra musica per l'anima. Ops! E mi sono portata il cagnolino dalla invivibile città, isterica e puzzolente. La mattina il gallo avverte che è spuntato il sole. Svegli alle 5 e subito dopo t'accoglie il gioioso chiacchiericcio delle comari. Sarebbe ancora qualcosa di dolce se non fosse per quel pizzico di ironiche risate delle papere. E non cambiano argomento, mai. Nemmeno se nel discorso si intromette verso le 8 un tacchino incantevole che col suo dolcissimo accompagna l'arrivo delle cornacchie, chiamate da un misterioso bisogno. Vengono tutti intorno alla mia casa con il loro allegro. Bisogna dare da mangiare al cavallo e non è il caso di tornare perché le pecore poverine chiedono che gli si apra loro la stalla. Ma poi viene il meriggio, un sole che spacca le pietre, l'unica è fare un riposino. E dopo gli uccellini e il piccione comincia il coro solenne delle rane. Ma questa è anche l'ora del mio pappagalletto. Che crede di saper parlare l'italiano, invece è un analfabeta completo e fastidioso pure. Verso le 17, nel capannone accanto, quello che lavora i metalli. Ma voi direte che poi c'è la notte. La gatta in amore deve dire la sua, miau!
Mentre gli risponde il coyote da lontano. E c'è un uccello tropicale della Costa Rica. E vanno avanti fino a mezzanotte inoltrata, ora in cui sento le foche. E io mi alzo e getto loro per azzittirle dei pesci. Ops! No, la scimmia non c'è. Sono saltare la molla dei nervi, eh? E per azzittirli tutti, per calmarli una volta per tutti, per avere, dico, mezz'ora di silenzio, io getto il mio urlo. Funziona, eh? Oh. Scusate.